Ciao e benvenuti in una nuova video recensione. Come avete visto dall'anteprima e letto dal titolo, sicuramente so che avete già capito di che accessorio oggi andiamo a parlare, ed è l'accessorio più importante a livello estetico che ho montato fino ad oggi su questa macchina. Posso permettermi una battuta? Dato che ho installato il boost grazie ai vostri referral e la macchina ha superato i 500 cavalli e fa uno 0-100 di 4,38 secondi, e non l'ho mai avuta una macchina così potente, sembra meno macchina e più aereo o i rocket, nel senso di razzo elettrico, e quindi ho cercato un accessorio che la allontanasse da definizione di macchina e la avvicinasse alla definizione di aeroplano. No, a parte questa sciocchezza, questa battuta, il discorso del volante mi ha sempre affascinato tantissimo. Da quando andai a fare diciamo il primo test drive e che nel configuratore vidi che le Model X e le Model S potevano essere configurate con lo yoke, l'ho immaginato sulla mia testa. Qualunque modello avessi comprato, l'ho immaginata sempre con questo tipo di volante. È stata un po' una fortuna anche aver iniziato la collaborazione col sito autopart.com con i ragazzi di Enz Show, perché sono gli unici che hanno un prodotto che non invalida la garanzia, che è un po' quello che serve per andare a fare un cambiamento del genere sulla macchina. Io l'ho ordinato un mese fa, ci ho messo un mese ad essere allestito perché i volanti possono essere personalizzati. Io ho voluto tutta una serie di inserti in vero carbonio, però è arrivato. Adesso vediamo installazione, unboxing e poi come si vede a livello estetico all'interno della macchina. La scritta che mi piace più sulla scatola è 100% original carbon fiber. Comunque, da unboxare c'è poco o niente, perché nella scatola il volante arriva già assemblato. Madonna mia, comunque che emozione, veramente bello. Buonasera, lavora qui, l'alza bello. Ovviamente sono venuto da Chris Car Service, che è la mia officina di riferimento, perché qua la chiave che apre è una Torx molto grande e in più va stretta con la chiave dinamometrica. Prima cosa da fare, si va in sicurezza e si fa lo spengimento e poi andiamo a smontare lo sterzo vecchio. Il vecchio volante ha questi due fori dove vanno infilate due chiavi che toglieranno la placca centrale. Una volta tolto il modulo dell'airbag con il clacson, dobbiamo andare a svitare questa chiave a brugola che c'è al centro dello sterzo. Carina anche senza volante comunque, eh? Da notare che lo yoke comprato su autopart.com, dietro la borchia dell'airbag si può vedere il fregio Tesla originale, perché la produzione è la stessa. Ecco perché non si perde la garanzia, perché questo è un prodotto autorizzato da Tesla, prodotto nella stessa fabbrica. Tant'è che nel volante originale, dietro la placca, c'ha lo stesso fregio Tesla. Ci siamo? Ci siamo quasi! Finalmente sappiamo i newton di quanto bisogna serrare. Serriamo 41 newton. Vai! Basta, perfetto, serrata. Adesso colleghiamo il sensore dell'airbag, il connettore dati e abbiamo finito. Allora, sicuramente quello che cambia, io il cambiamento non lo trovo tanto sul discorso della guida, ma sul fattore estetico. Cioè, il fatto che manca l'arco superiore del volante effettivamente è una sensazione strana visivamente, però è migliore perché soprattutto adesso che uso il test logic e che quindi ho i dati della macchina lì
monitor dello smartphone, effettivamente non avere l'arco superiore del volante è un vantaggio. Mentre per quanto riguarda la guida, sinceramente io non credo che avrò difficoltà, perché ho sempre guidato con le mani posizionate alle 9:15. Raramente mi appoggiavo, perché tanto adesso non posso, mi appoggiavo alla parte alta del volante, perché crea comunque uno sbilanciamento nel caso di manovra repentina. Quella posizione con una mano sola è estremamente pericolosa. Il vantaggio dello yoke è che non ti permetterà mai di avere quel tipo di impugnatura, quindi saremo costretti ad avere sempre un'impugnatura corretta, che poi sia con una mano sola o con due mani. Questo ovviamente dipende dalla nostra abitudine di guida, ma sicuramente non potremo più poggiare la mano sopra in modo, diciamo, sbagliato, perché effettivamente ripeto che in caso di manovra veloce è molto pericolosa, perché crea uno sbilanciamento. E per il resto, insomma, vabbè, a livello estetico a me piaceva, l'ho sempre desiderato lo yoke, ho avuto l'opportunità di non pagarlo, di provarlo, e adesso eccolo qui. Adesso sicuramente ci vorranno un paio di giorni per abituarmi del tutto, però devo dire che già la prima impressione è molto positiva. Ho già fatto un paio di manovre e comunque non è scomodo, perché alla fine le parti che utilizzavo anche prima di più erano proprio queste. L'impugnatura è fantastica, al di là del fattore estetico, però a me piace tantissimo. Ovviamente sulle strade a lunga percorrenza lo yoke esprime il massimo potenziale, perché nel caso di autopilot che ho appena inserito, già prima, insomma, si usava pochissimo il volante, soprattutto appunto sulle autostrade o sulle strade statali. Adesso diciamo che questa è una comodità proprio per il discorso della visuale, quindi ho piena visuale del monitor per il Test Logic, e anche, diciamo, proprio a livello di sensazione, avere questo spazio libero davanti è molto diverso. Devo dire la verità, anche il fatto che il paddone sia orientabile va un po' a braccetto con lo yoke, perché riesco ad avere più visuale anche sul paddone, perché se lo inclino troppo questo angolo mi rimane coperto dal volante, ma prima invece mi rimaneva coperto anche dal mio punto di vista la parte alta, mentre adesso ho piena visibilità. Tra l'altro, se lo mettessi un po' così sarebbe ancora meglio. Comunque, insomma, tutto sommato mi sembra un ottimo compromesso. Una cosa carina che a me piace, ve la faccio vedere, è anche come si vede proprio dal punto di vista della guida, il fatto che le leve del cambio e della freccia vadano a sfiorare proprio in linea d'aria la parte superiore dello yoke nel volante. Lo trovo veramente bello. No, non ho il dispositivo mani sul volante, su questo volante non lo monterò. Ovviamente ogni tanto darò un colpetto col ginocchio per far capire alla macchina che sto guidando. Facciamo una bella manovrina per entrare a casa con questo nuovo yoke. E comunque io le manovre le ho sempre fatte con una mano sola, di conseguenza il fatto che non ci sia la parte superiore del volante non mi cambia assolutamente nulla, e questa cosa mi ha incoraggiato molto per decidere di installarlo, perché effettivamente ho sempre la mano destra appoggiata sul bracciolo quando faccio le manovre in retromarcia, e uso sempre la mano sinistra sempre sullo stesso punto, e quindi veramente zero cambiamento a livello pratico. Andiamo a vederlo da vicino. Allora, io ho voluto una personalizzazione, come vi dicevo, col carbonio opaco, vera fibra di carbonio, sia sullo stemma centrale sia diciamo le rifiniture delle razze, e anche sulla placchetta laterale, che è sempre in fibra di carbonio opaco, sia di qua che di qua. Allora, facendo un resoconto generale, vi dico questo: il volante yoke costa senza personalizzazione, questo modello, intorno ai 500 euro. Però poi, se vorreste fare la personalizzazione come l'ho fatta io, si superano le 800 euro totali.
compreso di spedizione e appunto personalizzazione. Le cose da sapere sono due: innanzitutto c'è il codice sconto Rocket, che comunque vi dà diritto al 15% in meno sul totale dell'acquisto. Ma invece, per quanto riguarda l'installazione, è piuttosto semplice, perché alla fine il volante è fissato con una grossa vite a brugola centrale, e quindi lo smontaggio meccanico è facile. Quello che poi però non avevo considerato, o comunque non lo sapevo, è che il volante arriva senza l'airbag e senza il cablaggio elettrico, quindi non è nulla di così complicato. Però va preso in considerazione anche il fatto che si devono avere tutti e due i volanti su un banco, va smontato l'airbag dalla placca del volante originale e montata su quello, sullo yoke, che non è nient'altro che incastro, non è che ci sono video o cose particolari, ci sono tutta una serie di incastri che permettono, diciamo, la rimozione del modulo airbag, e ugualmente sullo yoke poi si appoggia, si preme e si rimonta. Per quanto riguarda la parte elettrica, invece, ci sono quattro viti di fissaggio che permettono poi di smontare i connettori dei pulsanti e il consenso dell'airbag, e c'è un spinotto per il riscaldamento, perché il volante è riscaldato, anche lo yoke che comprate. Ma la cosa più bella di tutto questo è che, come vi ho detto, credo di avervelo accennato inizio video, questo volante yoke acquistato sul sito autopart.com, quindi distribuito da Enz Show, è l'unico volante di terze parti che non vi fa perdere la garanzia Tesla, perché è prodotto dallo stesso stabilimento che produce i volanti per Tesla. Ed è una cosa fondamentale, perché nel caso io ho molti accessori che potrebbero mettere a rischio la garanzia, purtroppo questa cosa non è ancora molto chiara, ma il volante non lo è, e quindi per chi invece non ha tantissimi accessori e magari vuole installare lo yoke, sappiate che lo yoke, se acquistato sul sito autopart.com, non vi fa perdere la garanzia, che mi sembra, insomma, una delle cose più importanti, se non la più importante. A me piace tantissimo, lo so che qualcuno di voi dirà no, ma è scomodo, a me non piace, via dicendo. Benissimo, ci sta, perché il gusto è un fattore totalmente personale, quindi ci mancherebbe che a tutti piacessero le stesse cose. A me piace tantissimo, magari a qualcuno di voi no, ma non è un problema. E lasciate un like se questo contenuto vi è piaciuto, ricordatevi il codice sconto Rocket se volete acquistare qualunque prodotto sul sito autopart.com. E se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, perché insomma questa macchina comincia ad avere una forma estetica completamente diversa da tutte le altre Model Y. Ciao e al prossimo video!